Eccolo qua, sangue almeno torna a battere il cuore pulsante, anche se a forza ridotta. La strada dei pastori, la strada più famosa del mondo per queste attività, ritorna a battere il cuore pulsante dopo una lunghissima sosta. Ragazzi, come sta andando? Finalmente avete riaperto? Sì, abbiamo riaperto da ieri. Come sta andando? Non presto per dirlo. Non sta andando perché si è messo anche il tempo, quindi non sappiamo ancora, però l'importante è che siamo ripartiti e, come si dice a Napoli, la speranza è l'ultima a morire. Noi ci lasciamo con quella bella idea del presepio greco, ti ricordi? Da allora cos'è cambiato? Allora, il presepe è greco, sì, ce l'ho sempre ed è visibile. E quindi praticamente io sono uno che lavora alla Creta, no? A terracotta. Però per non stare in concorrenza con gli altri, io voglio rispolverare un po' la mitologia antica, no? E quindi i miei personaggi sono quelli che non si trovano in giro. Tornando indietro ti rinnovi praticamente. Tornando indietro mi rinnovo, bella sta cosa, perché è passato molto remoto e futuribile. È molto presente anche. Grazie. Ogni palazzo nasconde, conserva dei piccoli musei a cielo aperto, ma soprattutto delle meravigliose opere artistiche che vengono poi di volta in volta realizzate dai pastorai e dai presepiai napoletani, che è una scuola antichissima, la prima al mondo, forse l'unica sicuramente. Che effetto fa essere a San Gregorio almeno riaperta? Bello, è strano perché è la prima volta che riesco a camminare liberamente, però è un po' vuota ma è sempre splendida. È sempre un'emozione. Sì, anche sotto la pioggia, non si può. Siamo nella casa del maestro Ferrigno. Salve, posso? Buonasera, buongiorno, anzi, si è ripreso finalmente un pochino a lavorare, si sta muovendo, il cuore comincia a battere di nuovo. Si vede anche nel vicolo, si vede già qualcosa, ringraziando a Dio, questa è la nostra gioia. Qual è l'auspicio? Che duri di più e non ci chiudono di nuovo. E siamo nel laboratorio, nello studio di uno dei più grandi maestri di San Gregorio Armeno. Maestro, che sta realizzando? Sto cercando di accontentare oggi che l'Immacolata, una famiglia che ha delle statuine tramandate da 30 centimetri, e ci tengo proprio come il classico tradizione accontentarli e farle venire a ritirare la loro capanna, così possono far nascere il bambino serenamente. Non due ore prima, speriamo. Non due ore prima, in ogni famiglia penso che si rispetterà la tradizione della mezzanotte, consegnare al più piccolo della casa il bambino per poterlo mettere nella mangiatoia. Aldo, sono pochissimi quelli che non ti conoscono come maestro, presentati, dai, facciamo anche un po' di pubblicità che la meriti. Grazie, io sono Aldo Vucai della ditta Alpa in via San Gregorio almeno 14. Che, lo dico io, è uno dei più bravi ragazzi, dovete passare da qua. Grazie maestro, buon lavoro, buona giornata. Grazie a te.